Bentornati a Colazione con i Bradipi. Oggi vi parleremo di traumi infantili. Le storie che hanno segnato la nostra infanzia. Torniamo a fare una conversazione come quella sulla morte, più o meno. No, No, non è vero. assolutamente. Tam è più interessato oggi. Anche perché Anche anche perché una sua storia. non ho mal di testa, soprattutto. Esatto, no, avremo anche una storia di Tama, ma Interessantissimo. parto io, Sì. anche perché abbiamo voluto parlare anche di questi traumi, di queste cose, per quello, Questa è una bella semplice, domanda, non per lo farvi so. divertire probabilmente, oppure perché ci divertiamo noi a ritirarle fuori queste cose, no, semplicemente perché era giusto farlo. Sì, ci siamo guardati per Cose brutte che ci possono essere successe, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Vi racconteremo solamente due casi, in particolare uno a testa e particolarmente fastidiosi, direi. Abbastanza, direi. Parecchio. Non Vai, so il tuo, però il ci mio. dica. Il mio dovrebbe essere successo quando andavo all'elementare, quindi facciamo dai, direi 8-10 anni. Adesso non so dare una collocazione precisa, però l'età dovrebbe essere più o meno quella. Praticamente ero fuori casa con mia madre, stavo parlando con un amico dall'altra parte della strada, praticamente ho appoggiato il braccio. Cosa? Iniziamo che con me? Non potevate parlarvi vicino. No, vabbè, parlavamo da una parte all'altra della Nel senso strada. che come disturbare la gente? Ma tanto, praticamente. Allora, no, ho capito, cioè. Iniziamo. E niente, praticamente ho appoggiato, cioè poi mi sono appoggiato praticamente a un albero, per quello così, tranquillamente. E non mi sono accorto, C'era un serpente. no, O ragno. molto più insidioso, non mi fanno paura come qualcun altro. Poi quando ti mordono, me lo viene a dire a me. Vabbè, no, quello sarebbe stato un altro discorso. No, praticamente non mi sono accorto che una formica aveva deciso di iniziare la Inizia a sua. spalparti il dito. No, di iniziare la sua passeggiata dall'albero, il mio braccio, per poi finirla dentro il mio orecchio destro. Ah! E quindi E quindi io sono stato punto varie volte da vari insetti, per quello morso da un ragno, credo mai. Ma ti giuro, nemmeno le punture delle vespe danno fastidio come una però formica è una cosa nell'orecchio. ricorrente perché avrei fatto la mossa che fai solitamente quando qualcuno ti appoggia qualcosa nell'orecchio. Quando solitamente, perché è normale, Qualcuno. perché è normale andare da qualcuno con un pezzettino di cos'è, di scotch tipo di carta, la pallina, appoggiarla nell'orecchio. Ovviamente io che non ho le ditina da goblin, diciamo, ho detto che cos'è questo? Ho provato a prenderlo, No, ovviamente non ci non è sono vero. Tutti i riuscito. testimoni smentiranno questa storia. Cioè, Giacomo ha fatto una cosa sola, ha preso il dito e ha fatto Non è stunk. vero. E non ci sono prove di questa cosa. Certo, parte il testimone. E niente, Comunque, la quindi mia storia dopo si. la tua mossa fantastica avresti No, vinto. semplice, non c'è stato bisogno di spingerla da nessuna parte, dato che la formica ha trovato la strada tranquillamente per il mio orecchio. Ma è anche uscita da sola. È uscita. No, non è uscita da sola. È già tipo un, come si chiama? No. Un nido fatto in natura perché dovrebbe Un sacco di buone uscire. ragioni. Per Forse avremmo dovuto fare questa storia di mercoledì, ma va bene, ok. Diciamo che la storia si conclude con io che mi metto a urlare in giardino, mia madre che mi aiuta a salire le scale di casa, mi porta in casa, in sala, prende un cotton fioc o qualcosa del genere, e con uno sforzo assurdo riesce a tirare fuori la formica. È stato orribile, non. Orribile è poco. Sì, è abbastanza È traumatico. poco, sì, perché la cosa peggiore era, non era il fatto di sapere effettivamente, perché subito non sapevo, non dicevo, mi è entrata una formica Sì, nell'orecchio. cosa c'era lì dentro? No, semplicemente inizio a sentire qualcosa che si Ti muove dentro al tuo orecchio. morsicava, eh.
Non mi ricordo, no, era un. Dal momento che ho iniziato a sentire anche solo lo sfregamento delle zampette dentro Iniziato a l'orecchio, è stata. impazzire. Ma sì, ma perché non capisci? Cioè, poi ero un bambino, cioè. No, concordo pienamente. Probabilmente avrei fatto di peggio. No, Contro il muro. non è che sono rimasto lì a dire può fare bacco qualcosa, madre, madre ha qualcosa nell'orecchio, può fare. No, era un urlo, un pianto continuo. È stato un trauma. Dopo l'esperienza della formica è Dopo tornata esperienza. sana e salva. Chi? La formica? Non ne ho idea, non credo, sinceramente. Non credo che sia stata raschiata via forza dal mio orecchio, Con quindi. dell'acquetto, magari. Non lo so, sinceramente. Di quel pomeriggio ricordo solamente l'enorme fastidio e un orribile odio che ho avuto per le formiche negli anni a venire, quindi. Beh, ti è andato bene. Non so se hai mai visto quel video Del dove ragno? c'è. No, anche, Forse non avrei dovuto anche. dirti. No, no, non mi sono ricordato adesso. No, peggio. C'era tipo, a parte quello dove c'è il grillo che tirano fuori un grillo o una blatta dall'orecchio di uno che ti chiedi No, quello mi come manca. c'è finita lì dentro. No, mettono tipo, boh, dell'acqua o dell'acido, però non penso Non dell'acido credo. dentro un orecchio. Di sto bambino ed esce questa specie di mille piedi Ah. gigantesco. Uno dove stava? Tutto arrotolato. No, era veramente questa cosa enorme. È stato terribile. È Oscena. stato traumatizzante solo guardare quel video. No, quello del ragno era già più. C'è questo ragnettino Sì, però piccolino. se succedesse a te con un ragnettino. Oh, no, non avrei più problemi nella Ecco. vita. Sarebbe finita tutta Perfetto. lì. Risolviamo tutto Esatto. con un solo movimento di indice. Questo Perfetto, a è il posto. mio testamento, firmato Pronto? benissimo. Pam. Siamo sicuri che è un ragno? Sì. Ok, a posto. Comunque, senza volerti togliere troppo tempo, perché Dai, c'è la anche mia è la tua abbastanza. esperienza. La mia è abbastanza banale, nel senso. Cioè, casa mia ha il giardinetto davanti che è inclinato, no? E ci sono tipo queste scale, che in realtà non sono scale, ma fa niente. E di fianco ci sono sempre stati dei cactus, di fianco a queste scale. E adesso tipo ci sono, Dei broccoli. no, sempre delle piante grasse, però piccoline. Una volta invece c'erano tipo delle piante grasse, Alla Willy quelle con Coyote, le punte, tipo. no, quelle tondi belli con tutte le puntone. Sì, quelli da deserto, No, non adulti. quelli. Beh, ok, non quelli eccessivi, però dico, Esatto. No, ok. quelli erano da altre parti, giusto? E mi ricordo che avevo tipo più o meno l'età era quella, perché secondo me avevo 5-6 anni, forse qualcosa di. Stavo giocando con un bambino in giardino Giustamente. e sono cascato. E sono cascato giustamente con le chiappette sante su un cactus. Ed è stato terribile. Buona ragione, direi. No, Oddio. mi ricordo tipo per mezz'ora, minimo, forse anche di più, tipo mia madre che mi toglieva tutte le sfide. So, è brutto vedere di un bambino che finisce col culo sopra i cactus, Ma è però successo. capita. Quei cactus improvvisamente non ci sono più stati, quei Chissà cactus. perché. Ma Non la è una domanda è buona anche idea. com'è successo? Perché non penso di essere cascato. Non lo so. C'è un bambino, stavi giocando. Se lasciassero correre i bambini con le macchinine dentro a casa, i danni in giardino, anzi gli incidenti in giardino diminuirebbero notevolmente. Aumenterebbero quelli in Io casa, ce però. l'avevo la macchinina. In casa. No, quella elettrica fuori. Peccato. Bella. Anche Forse è così che sei caduto la sui motore. cactus. No, perché erano due giardini diversi. Ah, Con ok. quella sbattevo contro i vasi, a quanto pare. Un ottimo motivo per togliertela. Era piccolo, uno a 4 anni, cosa vai a pretendere? Ma quindi questi broccoli li avete Che piantati? brocco! Non lo so.
I pomodori. No, ci sono rimasti dei cactus, ma molto meno pericolosi, pericolosi. molto meno aggressivi. Non è aggressivo. No, sì, non è che c'è molto nella mia storia, è semplicemente un bambino che casca su un Se cactus. volete vedere le prove, No, chiedete una foto non ci della sono. parte, beh, una foto moderna per quello, lo contattate No, non direttamente su sono rimaste Facebook. cicatrici. Peccato. No, sarebbe stato orribile. Invece per tanto tempo, ogni volta che vedevo un formicaio, E mi beh, ci dava credi. fastidio. No, un cactus non mi è mai più dato fastidio. Semplicemente ho detto, ok, non ci do una testata contro, magari Lo sto butto giù con un tranquillo. calcio. Sto tranquillo. No. Non c'è Non molto da dire è alla stato storia. questo gran trauma. No, è stato un trauma tremendo. Non è stato molto avvincente. Non c'è stato molto da Non è stata una raccontare. sfida equa. Avresti dovuto mordere il cactus per rendere le cose pari. C'è già No. chi lo fa, non voglio cimentarmi in queste Beh, lì è una sfide. sfida, la tua era No. vendetta. Un uno contro uno alla vecchia maniera. Ah sì, mi hai punto cactus, ora ti pungerò io. Come la metto? Da carice, vuoi fare la punta al tuo spazzolino? No, è che c'erano quelli che avevano fatto tipo i coltelli con la carta igienica, Sì. tipo, ok, funzionerà sicuramente. È giusto Fine. provarci. La mia storia è finita, la tua storia è È finita finita. e quindi l'episodio è? Peccato. Non si sente niente, è finito. Ditevelo dentro. Comunque, noi ci vediamo settimana prossima. Se vi è piaciuto l'episodio, mettete mi piace, condividetelo. Fateci sapere se ci sono state storie traumatiche della vostra infanzia. Vogliamo sapere Scrivete i vostri, tutti i sì, i vostri dettagli traumi. per poi potervi Esatto. ricattare. Cioè, coinvolgetevi, raccontatevi. Così almeno al massimo potremmo fare una bella chiacchierata su queste cose. Anche perché mi sono successe anche delle altre cose, però Oh, le per teniamo, episodi a sì, per venire. i prossimi traumi infantili, per quello. Comunque, noi ci vediamo settimana prossima.